Eccoci qua ragazzi, nel video di oggi andremo a parlare del Canvas, che è una tecnologia di comunicazione. Il Canvas non è un tipo di scheda, a differenza di quello che tanti pensano, è una tecnologia di comunicazione tra normalmente la testa di stampa e l'MCU, quindi la scheda. È una soluzione che ultimamente stanno utilizzando anche i produttori stessi, vedete per esempio Creality con le ultime K1, Quidi, Bambulab, ormai quasi tutte le case, anche di stampanti che vengono vendute già pronte all'uso, utilizzano ormai Canvas perché ha diversi vantaggi. Adesso li andremo a vedere, andremo appunto a capire com'è. In questa guida non vi spiegherò come fare un collegamento CAN, ma quello lo vedremo in un prossimo video. Qua vi spiego la teoria e vi spiego che cos'è appunto una configurazione Canvas, perché secondo me è molto importante capire prima queste cose qua, altrimenti quando voi andate anche a seguire una guida, seguite tutto in modo molto meccanico e poi alla prima cosa che non vi trovate vi perdete totalmente. Invece, se avete chiaro cosa sono le varie cose e avete chiaro il procedimento, poi si tratta solo di andare a vedere nel merito magari cos'è quella stringa di comando, come si fa quello, però almeno avete già un'idea di base sul processo, su come funziona il tutto. Quindi secondo me è molto importante appunto avere una base. Prima di tutto su come funziona Clipper, e magari vi lascerò qua sotto qualche tutorial, qualche video che ho fatto su Clipper, perché già come funziona Clipper è molto importante sapere questo. In secondo luogo, appunto, ha anche la sua importanza sapere come funziona il Canvas, e quindi appunto adesso andiamo a vedere. Normalmente nelle stampanti fino a poco tempo fa, come si faceva a far comunicare la testa di stampa con la scheda madre? Si utilizzava, vabbè, ancora più indietro si utilizzavano i cavi direttamente, quindi dalla scheda madre si partiva con i cavi, il cavo del termistore, della cartuccia riscaldante, delle ventole, ogni singolo cavo andava fino alla, magari con le catene di trascinamento, con quello che è, andava fino alla testina. E si collegava così, quindi c'era un cavo che partiva da qua e arrivava là, magari là aveva un connettore per poterlo sganciare rapidamente, però era un singolo cavo per ogni cosa, quindi questo è quello che si faceva indietro. Poi dopo sono arrivate le PCB, ovvero queste cosine qua. Sono arrivate le PCB che consentivano di avere un cavo unico snodato, quindi avevamo un cavo solo, quindi un connettore solo che andava alla testa di stampa, questo si connetteva alla testa di stampa, che poi come vedete si diramava in tanti cavettini singoli che si andavano poi a connettere alle varie porte della scheda. Ok? Quindi invece che come prima avere 20 cavi singoli, avevamo, diciamo, 20 cavi attaccati e poi alla testa arrivava un connettore solo, quindi un pochettino più veloce, o due. In questo caso per lavoro ne erano due, questo qua che porta solo due tipi di cavi e questo. Quindi voi dovevate scollegare questi due qua ed eravate pronti. Sicuramente più comodo che dover stare a collegare ogni cosa, però comunque avevate lo stesso, come vedete, una bella matassa di cavi, un bel po' di cavi da collegare alla scheda madre. Quindi anche a livello di pulizia, di connessione sotto, non era il massimo. E se per caso vi si andava a rompere uno di questi, che non era così difficile, auguri, poi capire qual è, dover smontare tutto, cioè è comunque una soluzione che non è il massimo. Per questo sono arrivate appunto le toolboard. Vi spiegherò perché le ho chiamate toolboard e non canvas. Perché, come vi dicevo, il canvas è una tecnologia di comunicazione. Per esempio si usa anche nelle auto, quindi non è la schedina che si chiama Canvas, ma Canvas è il sistema di comunicazione, come potrebbe essere USB, come il cavo USB, invece che il cavo USB si usa il cavo CAN, quindi è un tipo di cavo, un tipo di comunicazione il Canvas, non è un tipo di scheda. Il tipo di scheda è questo qua, che si chiama normalmente toolboard. Voi direte, qual è la differenza tra questo e questo? Che queste qua, queste PCB qua, sono semplicemente uno snodo appunto dei cavi. Quindi questo è praticamente un prolungamento.
Poi, invece che avere appunto tutti i cavi singoli, vi dà la possibilità di avere un cavo unico e di attaccare tutto qua. Ma praticamente questo è come se fosse uno snodo dei cavi, non ha niente all'interno, non ha una memoria, non ha nulla questo qua. Questo è uno snodo praticamente, dovete vederlo così. Mentre invece la scheda toolboard ha un suo cervello, quindi lei ha un suo processore, questa scheda qua, proprio come la scheda madre. Quindi la scheda toolboard che voi andate a utilizzare poi con la comunicazione Canvas è una MCU vera e propria. Quindi voi adesso avrete due schede madri sulla stampante. Una che è quella principale che avete sempre avuto e una seconda che è quella della testina di stampa. Quindi come chiaramente avete fatto qua, che voi ci avete flashato qua il firmware base di Clipper per ricevere istruzioni, dovete flasharlo anche qua il firmware base di Clipper. Per permettere di comunicare e questa diventerà una nostra seconda scheda madre, diciamo, una nostra seconda MCU dedicata solo alla testina di stampa. Quindi questa sarà dedicata soltanto a quello. Che vantaggi ha? Ha il vantaggio che ovviamente invece che avere questa matassa qua di cavi ne avete uno solo. Vi faccio vedere un cavo CAN di Big Tritec. Questo si collega alla testa, quindi lo connettete qua. Vedete? Poi avete un cavo unico e quando arriva alla parte elettronica avete questo qua. Quindi cavo di comunicazione Canvas, LH, questo qua giallo e verde, e positivo e negativo chiaramente per i 24 volt. Quindi avete un cavo unico che poi vabbè si sdoppia in 4, però c'è una bella differenza tra questo e questi. In più non c'è solo la cosa di chiaramente del cavo, che comunque non è poco. Avete anche il vantaggio che qua c'è un accelerometro integrato in ogni toolboard. Quindi quando voi volete fare l'input shaper non dovete più a questo punto connettere la DXL, i cavi, quello, quell'altro. No, voi ce l'avete sempre integrato nella vostra testina. Quando volete fate l'input shaper. Quindi è una bella comodità. Poi avete ovviamente delle funzioni in più, avete la possibilità per esempio di decidere il voltaggio direttamente da qua di ogni singola ventola, avete un'espandibilità maggiore perché normalmente ci sono più porte, c'è più possibilità di connettere appunto espansioni alla scheda e in generale è un tipo di, diciamo, una soluzione più moderna che si integra di più nel mondo della stampa 3D di oggi, secondo me. Detto questo, adesso andiamo a capire più o meno come si può far comunicare questa schedina qua. Come vi dicevo io, il Canvas è solo una modalità di comunicazione. Quindi questa scheda la possiamo far comunicare in Canvas, quindi con un cavo unico così, oppure anche in USB, perché questa schedina qua ha anche la porta USB e tutte le schedine toolboard ce l'hanno. In questo caso dovremmo portare ovviamente con un cavo il positivo e il negativo, quindi 24 volt, e con l'altro cavo USB, quindi avremo due cavi anziché uno integrato, ma ci sono altre schede nei quali il cavo non ve lo danno già, ma lo dovete fare voi. Quindi a quel punto lì ve potete fare uno con dentro l'USB e positivo e negativo e fate comunque un cavo unico. Quindi diciamo che la comunicazione resta a voi se scegliere il Canvas o l'USB. Io normalmente scelgo il Canvas, però c'è anche qualche vantaggio per l'USB, adesso lo andremo a vedere. Quindi, premesso che questa qua la potete far andare sia in Canvas che in USB, adesso andremo a capire come interfacciarci a questa, cioè dove la collego io questa schedina qua, la collego alla scheda madre come facevo prima con questo qua, come faccio? Ok, una volta che voi avete la vostra testina, appunto, decidete come farla comunicare. Se la fate comunicare tramite USB, va collegata direttamente al Raspberry perché appunto è una seconda MCU, quindi come voi al Raspberry avete collegato la prima scheda madre, collegate anche la seconda. Semplice e diretto. Quindi questo è il primo metodo se usate l'USB. Se usate il Canvas vi serve un convertitore, qualcosa che converta il segnale CAN. Per questo ci sono due, ci sono anche più soluzioni, però le due principali sono CAN Bridge, che vuol dire che voi prendete un adattatore che esce dalla scheda madre e vi prende il segnale CAN. Quindi voi entrate
con il cavo CAN, questo qua appunto verde e giallo che vedete, e entrate nella scheda madre direttamente tramite un adattatore. Ok? Questo è il primo metodo che si chiama CAN bridge. Mentre il secondo metodo, quello probabilmente più diffuso, è di utilizzare una periferica esterna, ovvero proprio un adattatore che si chiama USB to CAN, quindi da USB a CAN, o UTOC che dir si voglia. Questa interfaccia qua, appunto, si collega tramite USB al Raspberry e poi da qua vi collegate in Canvas. Quindi voi arrivate col canvas qua e da qua andate a Raspberry. È una cosa che fa da mezzo, diciamo da mediatore. Questo si mette in mezzo e vi converte il segnale CAN in USB. Secondo me, per chi inizia, questa è la soluzione più immediata, perché è quella dove si trovano più guide, avete un dispositivo dedicato che deve fare solo questo e secondo me per chi inizia è appunto la soluzione migliore. Però vanno bene anche le altre, non è che le altre non funzionano. Se avete voglia di mettervi, vanno bene tutte. Quindi adesso che abbiamo capito cosa sono le schede CAN, a cosa servono, la possibilità di comunicazione, quindi USB e Canvas appunto, la possibilità di interfacciarci, quindi con USB diretto a Raspberry, con CAN bridge oppure con la U2C, con la UTOC, adesso andiamo a parlare di quali sono secondo me le schede consigliate. Allora, le due marche principali che io vi consiglio sono Mello e Victritek. Sono le due regine del mercato. Io tra le due a livello di schede di toolboard preferisco leggermente Victritek per il tipo di schede che ha, per la documentazione che è un pochettino più esaustiva, per vari motivi, però sono schede ottime, fantastiche entrambe, quindi non ce n'è una migliore. Scegliete quella che vi piace di più, che magari avete anche qualche amico che la conosce già, quindi ve la sa consigliare, una vale l'altra. Molto importante prendere sempre l'ultima versione, se vedete che c'è magari 1.1, 1.2, perché con le versioni chiaramente che avanzano vanno a risolvere tanti problemi, siccome non è una tecnologia centenaria il canvas sulle stampanti 3D, sono stati fatti dei passi avanti, quindi sempre molto importante che acquistiate l'ultima versione. Ci sono poi vari tipi di modello, ci sono chiaramente per lavoro quelle sdoppiate. Quindi quelli in due pezzi che hanno questo incastro a pettine qua, che vedete, dove una parte si va a connettere, si va a mettere dove andava la schedina classica nello step burner, quindi qua, nella parte dell'estrusore. L'altra parte si va a mettere nella faccina dello step burner, così si connette. Vedete l'incastro a pettine che c'è qua, si incastra perfettamente qui. Adesso è esatto, così. Vedete? Quindi il tipo a due pezzi con l'incastro a pettine è ovviamente solo per Voron perché è disegnato per lo step burner. Quindi se avete una Voron io vi consiglio questa. È più comoda, normalmente avete due driver da scegliere per l'estrusore, perché è un'altra cosa, se voi prendete questo tipo di schede dovete togliere dalla scheda madre il driver dell'estrusore. Perché l'estrusore poi viene pilotato direttamente da qua dove c'è un driver qua sopra. Quindi a parte la Voron che ha appunto queste schede dedicate divise in due, per tutte le altre macchine, o anche per le Voron perché si possono montare anche qua, ci sono due grandi famiglie, la 36 e la 42. Sono praticamente le stesse schede, solo che la 36 sono dedicate ai motori pancake, quindi motori quelli tondi, quelli che ci sono anche sull'estrusore della Voron. Mentre la 42 è dedicata ai motori stepper classici, quindi quelli quadrati. A seconda del tipo di motore che voi montate sul vostro estrusore, scegliete se prendere la 36 o la 42. Entrambe ci sono appunto sia di Victritek che di Mello. Quindi principalmente scegliete tra una di quelle due lì se avete una macchina standard. Altrimenti appunto con Voron c'è quest'altra possibilità. Fatemi sapere cosa ne pensate voi del Canvas, se avete magari delle altre domande, delle altre curiosità. E magari se avete delle richieste specifiche, se vi piacerebbe un modello in particolare da vedere nel tutorial, perché poi porterò un tutorial con un metodo, quello secondo me appunto più adatto ai principianti che è con l'U2C, e vi farò vedere da zero come si configura un canvas. In realtà è una cosa molto semplice e molto veloce, molto più di quello che spesso si pensa. Quindi appunto fatemi sapere cosa ne pensate di questa tecnologia e lasciate un po' di commenti.